Valeria Solarino all'Aquila per l'apertura della stagione del TSA, con lo spettacolo di scritto e diretto da Luana Rondinelli, Gerico Innocenza Rosa. Raccontiamo un po' questa opera che ti ha visto, che ti vede protagonista. È uno spettacolo che parla di identità, potremmo dire identità di genere, perché il protagonista Vincenzo compie un percorso innanzitutto interiore e poi anche proprio esteriore, fisico, di trasformazione e di appropriazione della propria identità diventando Innocenza, prende il nome della nonna Innocenza. E in realtà però è uno spettacolo che parla più in generale di identità, è proprio un appropriarsi di chi si è veramente, che è possibile soltanto quando si è liberi di poterlo fare, quando si lascia la possibilità di essere e basta, senza tutte le costrizioni che ci dà la società, ma anche la stessa famiglia in cui viviamo, no? Le regole che ci vengono date. E Vincenzo ha la possibilità di farlo perché passa molto tempo con la nonna e la nonna lo ama e basta, non si aspetta nulla da lui, intuisce questo suo turbamento che non lo fa stare a suo agio con il suo essere maschile e quindi lo lascia essere, lo lascia vivere, e attraverso questo rapporto, attraverso le vacanze, che passa le vacanze estive, che passa con lei, riesce ad appropriarsi della sua identità. Un tema anche profondamente attuale, non solo per la giornata di domani, la giornata contro la violenza sulle donne, ma anche per le discussioni sull'identità di genere nel paese, sugli iter parlamentari che ci hanno visto in qualche modo spettatori. Che cosa può imparare uno spettatore, su che cosa può riflettere rispetto all'attualità vedendo questo spettacolo? Questo spettacolo non si parla di violenza sulle donne, ma anche qui c'è una violenza molto forte che Vincenzo subisce, una violenza fisica da parte della famiglia, della madre soprattutto, una violenza da parte dei compagni di classe, quando lui manifestava questa sua voglia di mostrarsi per quello che è realmente, no? E siccome questo non incontrava il pensiero degli altri, allora veniva respinto, no? È un meccanismo molto banale, quando qualcosa non è esattamente come noi ci aspettiamo, la respingiamo nel migliore dei casi, nel peggiore l'attacchiamo, l'aggrediamo perché ci fa paura, quello che non riconosciamo immediatamente ci fa paura, è un meccanismo classico e lui subisce questa violenza, che è una violenza fisica, una violenza morale, perché anche tutto psicologica, anche tutte le voci, le critiche che sente, tutti gli appellativi, che da un lato sono appellativi volgari, ma anche se li prendessimo per quello che sono non riuscirebbero mai a definire una persona e comunque non definirebbero mai una persona nella sua totalità, no? E questa è la cosa sulla quale ho riflettuto tanto e spero che anche il pubblico da qui, da questo spettacolo, cominci a riflettere, perché è chiaro che diciamo che l'arte, tutto quello che insomma è comunicazione artistica, cerca di suggerire delle cose, no? Ecco, io spero che il pubblico si interroghi su questo, su cosa voglia dire l'identità e su quante sfaccettature compongano l'identità di una persona, da farci capire che in realtà veramente siamo tutti diversi, ma totalmente diversi, siamo tutti dei mondi, quindi pensare, aspettarsi da qualcuno che questa persona sia come me o che sia come me lo aspetto io è un errore proprio di base, no? Di valutazione di base, e credo che sia proprio il presupposto fondamentale invece per una convivenza civile, no? L'accogliere l'altro per quello che è, esattamente per quello che è, non per quello che ci aspettiamo che sia. Tu sei un'appassionata di tennis, hai detto, sì. E uno sport che ti mette molto a nudo, diciamo, rispetto alla tua identità e rispetto al percorso di accettazione della tua identità da parte dell'altro. Che tennista sarebbe Vincenzo? Tu sei un appassionato di Nadal, sì, diciamolo. Sì.
sono appassionata di Nadal che non si arrende mai, che ha una grandissima umiltà e che è pronto a rimettersi in gioco sempre, che quindi sì, ecco, avrebbe queste caratteristiche, perché Vincenzo non si arrende, prende queste botte pazzesche da tutte le parti, ma non si arrende perché quello che lui sente è qualcosa di molto molto forte, molto profondo.